Sognare un viaggio in Italia, partire e ritrovarsi in Olanda. Fu questa la sensazione che provò mamma Emily a crescere un figlio disabile, così come accade con la distrofia muscolare Duchenne. Oggi molte famiglie possono contare sul concreto aiuto che Parent Project assicura ai malati di Duchenne. L'associazione fu fondata in America da Pat Farlong, mamma di due figli entrambi deceduti in età adolescenziale. Il tanto agognato viaggio in Italia, paradosso che Emily usò per far capire quanto la realtà da affrontare fosse lontana dal suo desiderio, servì per far capire come in realtà non ci si debba rassegnare ai repentini cambi di rotta che la vita ci riserva. Il progetto dei genitori che Pat Farlong creò, Parent Project in inglese, immaginatelo come una grande famiglia composta da tanti papà e mamme, un esercito di amore e solidarietà che si stringe attorno ai figli. Parent Project è un'associazione di genitori di ragazzi affetti da distrofia muscolare, nata negli Stati Uniti e dal 96 presente anche in Italia, che si occupa di migliorare la qualità di vita dei ragazzi affetti da distrofia e di seguirne i filoni di ricerca più promettenti. E ha avuto inizio con questo tour di tre serate, una a Modica, domani a Ragusa e dopodomani a Vittoria, per parlare delle problematiche inerenti a questa patologia. C'è sempre bisogno di parlarne, per noi come associazione è molto importante che ciò avvenga, che se ne parli, e tutto questo condurrà poi al culmine del progetto in una serata di solidarietà e di creatività che si terrà, ecco, il 14 dicembre presso il Teatro Comunale di Vittoria. Il paradosso di Emily insegnò che, sbarcati in Olanda e non in Italia, si osservano ugualmente tante cose belle: i tulipani, i mulini a vento, Rembrandt, anche se molte persone decantano le bellezze italiane, ma non si vive di rimpianti. Si può provare gioia per le cose molto speciali ed incantevoli che anche l'Olanda offre. Ecco cos'è Parent Project: una sempre più ferma presa di coscienza per una verità semplice e vera, e cioè che non ci si deve mai arrendere e continuare a vivere la vita, anche se in modo diverso. Beh, io credo che sia veramente molto importante e ognuno di noi dal nostro ruolo dobbiamo sforzarci di dare il massimo, perché io sono assolutamente convinto che non ci sia società civile se non vi è solidarietà. La forza di Parent Project, presente oggi in circa 17 nazioni nel mondo, sta nell'essere il punto di riferimento in caso di Duchenne. Ci si interroga a volte sul perché della malattia, come se vi fosse una colpa in qualcuno. Estraniarsi da tutto e tutti sembra subito la soluzione migliore, quando in realtà non fa che peggiorare ogni singolo aspetto del problema. È certo fisiologica l'elaborazione della malattia, ma informarsi e buttare il cuore subito oltre l'ostacolo rappresenta un must dovuto alla nostra voglia di non arrenderci. Scoprire un'associazione come Parent Project costituisce l'approccio giusto nel cammino da fare insieme contro la Duchenne, che, pur lungo, potrà assicurare una vittoria definitiva per i malati di domani. Salve a tutti, sono Luigi della ECOP, Tecnologia e Innovazione di Ragusa. La nostra azienda crede molto nel sociale, per questo motivo siamo presenti a questo evento, a questa manifestazione. Sì, l'idea è buona. Io sono Alessandro, il socio di Luigi. La nostra azienda si occupa di impianti tecnologici, di comunicazione e di sicurezza. E il nostro obiettivo è di rendere più semplice, più funzionale e più sicura la vita delle persone. Ho imparato a sognare quando inizi a capire che ogni sogno ti porta. Sì, l'idea è buona. Questo è il progetto che abbiamo sposato insieme a Roberto Farrugio. Un concetto che parte dalla solidarietà che chiaramente ognuno di noi dovrebbe mettere in atto, abbinandola alla culinaria, cioè a quel senso di fare cucina, perché si può essere solidale anche facendo cucina, come? Chiaramente indirizzando magari i nostri sforzi, le nostre progettualità a un mondo alto che ha bisogno di aiuto, chiaramente crescere, può andare avanti, può andare oltre. Ora agire
nei confronti dell'associazione della distrofia muscolare Duchenne. Penso che sia una nobile azione che qualsiasi essere umano possa fare. Anzi, da qui un messaggio a voler partecipare a delle azioni di solidarietà, anche diverse, anche a vario titolo. Questo lo dico ai miei colleghi, lo dico alle persone che possono partecipare anche loro a vario titolo. E questo qui perché? Per essere vicini a chi magari ha dei bisogni altri. C'è un bisogno primario, il bisogno del cibo, del mangiare, noi aggiungiamo anche del godere del cibo, no? Però può essere anche portato più avanti essendo anche solidale. Quindi diamo un qualcosa in più di noi per far sì che questi progetti portati avanti sia da Roberto Ferruggio che da altri possano, come dire, splendere nel mondo della pace di oggi. Parent Project stimola molti filoni di ricerca per avviare progetti corretti in collaborazione con Telethon. Si occupa anche dell'integrazione scolastica, permettendo ai ragazzi non disabili di crescere con una sensibilità diversa da quelli delle passate generazioni. L'associazione ha anche sviluppato accordi con il Ministero del Lavoro per l'inserimento lavorativo dei ragazzi adulti in carrozzella. Essa si finanzia col 5 per mille, riuscendo a raccogliere circa 250.000 euro e destinando il più possibile alla ricerca. I CAD, Centro Ascolto Duchenne, una decina in Italia, due in Sicilia che seguono tutte le famiglie siciliane, costituiscono localmente la presenza più vicina ai loro bisogni. Come centri di terapia, oltre Bologna, oggi c'è pure il centro di Messina, Nemo Sud. Questi hanno accettato di far parte di un programma di audit civico tramite cittadinanza attiva e i loro medici. Ciò al fine di evitare di dialogare con le famiglie in modo abbastanza rigido, tanto che i medici dei centri hanno accolto di buon grado i controlli da parte dell'audit. Un altro grosso successo di Parent Project.